Io adoro la plancia. La plancia è un esercizio che ci permette veramente di fare tantissime cose, perché innanzitutto elimina il problema di avere il dolore sulla schiena quando ti stai facendo addominali. Allora, facciamo la prima plancia. Allora, posiziono per un minuto questa posizione, che potrebbe essere allungata, però di solito tra un minuto all'altro io posso spostare il movimento della plancia. Allora, tiro su gli addominali, applico una piccola pressione tra i gomiti e i piedi, che si stanno proprio come avvicinando, proprio una piccola trazione. Gli addominali sono molto tesi. Tiro su i fianchi, tiro dentro l'addome, ok? E lo proviamo di tenere al massimo un minuto. Si può interrompere già a 20 secondi, siamo già a 30 secondi, ragazzi, complimenti. Ok, continuate a tenere questa posizione. Andiamo avanti per 30 secondi, ok, continuate. Ci mancano 15 secondi, ci siamo quasi, ragazzi. Tenete gli addominali belli, tesi, 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 ok. Ci siamo, saranno l'ultima 5, 4, 3, 2, 1 e relax. Ottimo, passiamo al prossimo esercizio. Mettetevi subito in posizione per la plancia laterale. Invece questa è una nuova plancia laterale, in quanto portiamo in avanti il fianco, ok? Da sotto una torsione in avanti, tiro, addominali tesi. Una bella torsione in avanti, ancora, tira in avanti, ah sì, ok, siamo a 20 secondi, se dovete interrompere, interrompete, nel minuto che riuscite a buttarvi nella mischia, fatelo, ok? Allora, recuperare va bene, ma non utilizzarlo come scusa per non ricominciare, ok? Ancora, ci siamo giù a 25 secondi, in avanti, sollevi. Sollevi, spingi in avanti, ok? Continui, vai, 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 vai. Addominali tesi, sente il lavoro sulla plancia. Ci mancano ancora 10 secondi da adesso. Continui, continui, dai, anche se ti sei recuperato, ha preso il recupero, buttati nelle mischie per l'ultima. 3, 2, 1, cambiamo esercizio. Andiamo dall'altra parte. Subito sollevo, ok, minuto da adesso, portando in avanti il fianco inferiore, ok, porto in avanti, ok? E la cosa importante quando lavori agli addominali è di dare meno recupero possibile, ok? L'addome lavora sempre e devo dire che se allenate tutti i giorni gli addominali, i risultati non tarderanno a farsi vedere, ok, a arrivare. Chi dice che serve soltanto la dieta sull'addome sta dicendo frottole, perché se ti alleni l'addome, l'addome si scolpisce, ok? Ovvio, anche l'alimentazione incide, ragazzi, però se non fate mai addominali, come potete pensare che questo grande gruppo si rassoda, ok? Mi piace tantissimo, tantissimo mi piace le plance, perché le plance mi permettono di lavorare senza stressare il collo e la schiena. Continuiamo, dai, in avanti con quel fianco, in avanti con quel fianco, continuiamo, dai, 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 spingo in avanti, tira, tira, ultimi 10 secondi, vai, 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 10, ancora, e le ultime 5, 4, 3, 2, 1, e relax, passiamo sul prossimo esercizio. Altra variazione sulle plance, adesso facciamo con le braccia tese, ok? Braccia tese, di nuovo un minuto. A questo punto, quello che dovete provare di fare è prendere un bel appoggio tra la terra, tra le mani e i piedi, sollevo e porto la gamba destra in avanti, portate le gambe destra in avanti, proprio tira dentro l'addome con tutte voi stesse, ok? E faremo 30 secondi per gamba. Ok, 30 secondi per gamba, ci manca ancora 5 e 4 e 3, 2 e cambia la gamba, vai, in avanti, sollevo, tira su, come se stessi provando di portare il ginocchio fino al petto, addominali tesi, sorridete perché state facendo un bel lavoro, trattiene la posizione, ci mancano ancora 10 secondi, vai, 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 10 secondi, ci mancano 5 secondi, solleva, trattieni l'addome,
stia nella posizione, ok? Appoggia e passiamo al prossimo esercizio. Eccellente!